Poco dopo i due rami del tratto monzese del fiume tornano ad unirsi per proseguire il loro percorso verso sud. Sopravvive incredibilmente in via Cascina di Occhiate il mulino di Occhiate, che sfrutta l'acqua di una derivazione dell'Ambro detta Roggia Molinara. Sottopassata l'autostrada 4, il fiume fa prima da confine tra Borgherio e Sesto San Giovanni e poi, per lungo tratto tra Sesto e Cologno Monzese, il Lambro attraversa il quartiere di Crescenzago, interessa la parte orientale del Parco Lambro e scende con percorso quasi rettilineo verso Lambrate, quartiere che prende il nome proprio dal fiume, che vi scorre in un ambiente fortemente antropizzato, nel quale diventa difficile scorgere qualche elemento che abbia caratteristiche di naturalità. Torna alla mente la storia di una località quale l'Ortica, dove la storia dei cantatori e del canto milanese sembra riprendere vita ancora oggi, a partire dal vecchio Rudi, Rodolfo Magnaghi, e dal più recente Nanni Svanta. Dove le vicende e il canto popolare riempiva le trattorie e i locali di un tempo, oggi ormai scomparsi. Ancora verso sud, le acque di Brianza, che non sembrano aver fretta di lasciare questa brutta periferia milanese, conoscono la località di Ponte Lambro, all'estremità orientale della metropoli. Il Lambro interessa il comune di San Donato Milanese per circa 6 km e costituisce la linea di confine con i comuni di Peschiera Borromeo e Mediglia. Ancora pochi chilometri e il Lambro è a Melegnano, vera e propria porta verso la pianura, nonché linea di demarcazione tra il medio e il basso Lambro. Se fino a Melegnano si convive con la realtà urbana, soprattutto per via del reticolo stradale, dopo questa cittadina e con l'ingresso nel Lodigiano, si entra in un ambiente che si avverte diverso, in uno scenario decisamente rurale, dove sono i campi a dominare lo sguardo. Il nostro fiume attraversa la cittadina da nord a sud, per poi uscirne e dirigersi verso Sant'Angelo Lodigiano, uno dei centri principali della provincia di Lodi. Prima di arrivarci, però, deve percorrere una ventina di chilometri, passando per tre centri il cui nome è inscindibilmente legato al fiume: Cerro all'Ambro, noto per l'svernamento delle cicogne, San Zenone all'Ambro e Salerano sull'Ambro, i primi due ancora in provincia di Milano, mentre il terzo fa parte della provincia di Lodi. Pochi chilometri ancora in aperta campagna, il fiume raggiunge Graffignana, antica proprietà della Certosa di Pavia, la cui parte meridionale, leggermente ascendente, annuncia la vicinanza del colle di San Colombano all'Ambro. Noto oltre che per il castello, passato di mano in mano attraverso varie famiglie, San Colombano all'Ambro è famosa per essere l'unica località della provincia di Milano nella quale si produca vino.
qui nacque il beato Don Carlo Gnocchi, nato nel 1902, minore di tre fratelli, e che divenne sacerdote nel 1925 occupandosi all'educazione dei giovani ed esercitando la sua vocazione di sacerdote anche sul fronte come cappellano degli alpini. Lasciate alle spalle le dolci colline di San Colombano, il Lambro sente già l'odore del Po, verso il quale si dirige ora con percorso curvilineo, ma meno tortuoso che nel tratto precedente, segnando il confine tra le province di Pavia e di Lodi. In questi ultimi chilometri, il Lambro lambisce due centri abitati, Chignolo Po a ovest e Oriolitta a est. Chignolo Po si trova ad alcuni chilometri dal fiume, ma la sua frazione Lambrigna sorge proprio a ridosso della riva occidentale e sembra quasi accompagnare con i suoi piacevoli ambienti agresti gli ultimi gorgoglii del fiume che si appresta a raggiungere la grande via d'acqua padana. Giunti al Po, è inevitabile ripercorrere con la mente il percorso del nostro fiume, da modesto ruscello dei placidi monti al fiume della Brianza, giù fino a lambire le metropoli, assorbendone i veleni e poi nella pianura profonda, fino al fiume che le è padre. È vero che il Lambro non è più nelle drammatiche condizioni di alcuni decenni fa, è pur vero che essa continua a far affluire nel Po acque inquinate. Azioni concrete ve ne sono state in questi ultimi 20 anni. Qualche segnale positivo è stato dato anche nell'area della metropoli. Spetta a noi dunque, perché il Lambro possa tornare ad essere un ambiente da vivere, con le sue acque e le sue rive, un patrimonio pubblico di cui tutti possiamo tornare a godere.